Sempre più condomini si stanno organizzando istituendo delle chat WhatsApp dedicate con cui dialogare costantemente tra di loro in modo informale, anticipare la discussione dei problemi per l'assemblea, segnalare eventuali illeciti o violazioni del regolamento. Avviene tuttavia non poche volte che proprio all'interno di queste chat qualcuno critichi l'operato dell'amministratore e nel manifestare il proprio malcontento si lascia andare a insulti talvolta pesanti. Cosa potrebbe succedere però se la discussione filtrasse all'esterno e finisse proprio nelle mani dell'amministratore interessato? Criticare l'amministratore nella chat condominiale privata è reato nonostante si tratti di un gruppo chiuso? Cosa dice la legge? La questione non è di difficile definizione, cerchiamo però di fare il punto della situazione. Nel frattempo sigla. Questa è la legge! Il reato di diffamazione coinvolge tutte quelle condotte in cui, pur affermandosi la verità, si lede l'onore e la reputazione di una persona assente in presenza di almeno due individui. E ciò può avvenire anche attraverso gli strumenti telematici. Ne consegue che anche l'utilizzo di una chat WhatsApp interna al condominio, per quanto privata, può costituire causa di diffamazione. Naturalmente, affinché si possa punire il responsabile delle frasi offensive, è necessario che sussista la prova dell'illecito, è quindi indispensabile che un aderente alla chat mostri alla amministratore il contenuto della stessa. Questo comportamento però non lede l'altrui privacy, non può cioè considerarsi una violazione del principio di segretezza della corrispondenza, non potendosi equiparare la chat aperta a uno scambio epistolare. A questo punto sorgerà in qualcuno un dubbio. E che succede se l'amministratore fa parte della chat? Come sappiamo, infatti, la diffamazione implica due presupposti: la presenza di almeno due persone ad ascoltare o leggere la frase offensiva e l'assenza della vittima. Ma qui la Cassazione ha chiarito che anche in una chat in cui la vittima sia presente tra i membri si può parlare di diffamazione se nel momento in cui il messaggio viene inviato la vittima non sta chattando, è disconnessa o comunque non ha WhatsApp aperto e non può quindi leggere in contemporanea la dichiarazione. Se invece si tratta di una discussione a due, cioè tra il condomino e l'amministratore, anche all'interno di una chat di gruppo a cui partecipano gli altri condomini non c'è più diffamazione ma ingiuria, perché la vittima è presente e l'ingiuria non è più un reato e quindi consente solo alla vittima di chiedere un risarcimento. Ma torniamo a noi e alla diffamazione per chi scrive male dell'amministratore nella chat condominiale. A questo punto dobbiamo vedere quando concretamente si configura la diffamazione. Difatti, non basta criticare l'operato dell'amministratore per incorrere in responsabilità penale se si rispetta la cosiddetta continenza, ossia la moderazione nell'esposizione del proprio pensiero. La linea di confine tra esercizio del diritto di critica e diffamazione è molto labile e sottile. Per questo sarà bene definirne i contorni per quanto possibile al fine di comprendere quando si può essere querelati per diffamazione e quando no. In linea di principio rientra nella diffamazione tutto ciò che si risolve in una gratuita offesa all'altrui moralità personale o professionale, il che significa nel concreto che ben si possono mettere in evidenza gli errori, le mancanze, le omissioni in cui è incorso l'amministratore, a patto però di non trarre da ciò un giudizio sulla sua persona. Come dire, è lecito far presente che l'amministratore ha sbagliato la ripartizione delle spese, ma non è ammesso dire che è un ignorante, un corrotto o in malafede. Queste valutazioni sulla persona, piuttosto che sul suo operato, sono gratuite e travalicano lo scopo dell'esercizio del diritto di critica. Finiscono cioè per essere degli attacchi che nulla aggiungono alla censura sull'operato del professionista e servono solo per lederne l'onore. Vediamo alcuni esempi di diffamazione nei confronti dell'amministratore di condominio. La Cassazione ha ravvisato la sussistenza della diffamazione a carico di chi, senza averne prova, accusa l'amministratore di aver distratto illecitamente il denaro condominiale per far fronte ai propri debiti o impiegandolo magari in spese personali. Ed è anche diffamazione affermare che l'amministratore ha redatto un bilancio consuntivo completamente falso. Sempre la Cassazione ha detto che dare del pinocchio all'amministratore, con ciò alludendo implicitamente che è un bugiardo, rientra invece nel diritto di critica ed è anche lecito chiamare l'amministratore con l'aggettivo latitante, solo per sottolineare il suo disinteresse alla gestione e manutenzione dello stabile. L'amministratore che venga a conoscenza delle frasi offensive potrà avvalersi anche di uno screenshot della chat da depositare insieme alla querela, alla polizia, ai carabinieri o alla procura della Repubblica. Se il messaggio è stato cancellato, lo stesso potrebbe essere dimostrato però anche in altro modo, come ad esempio con una prova testimoniale. Questa è la legge!
Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.